concludiamo i lavori della mattina con le relazioni di Francesco Nicodemo e di Claudia Mancina, che affronteranno la parte socioculturale delle nuove faglie della politica. Nicodemo parla sull'universo mediatico, i fatti separati dalle informazioni, che è un tema che è stato già sfiorato nel corso dei lavori di ieri, e adesso Francesco Nicodemo approfondisce il tema. Prego. Allora, buongiorno e grazie per questo invito. Cercherò di essere molto breve, così da dare spazio anche a chi interviene dopo di me, avere un po' di tempo, evitare, diciamo, che per le due siamo io, te e il senatore. Allora, il tema dell'informazione e della mediaticità è un tema dirimente per la nostra democrazia e per la democrazia occidentale. C'è stata una grande rivoluzione nella storia dell'uomo, che è avvenuto poco meno di 20 anni fa, che è l'invenzione di Internet, che io non ho, senza tema di smentita, posso essere sicuro nel dire che è stata la più grande invenzione dell'uomo nella parte finale del secolo scorso. Perché? Perché se noi occidentali, molto egoisti, con scolarizzazione di massa, welfare garantito, per una volta nella nostra vita ci mettiamo nei panni di un africano, di un indiano, di un arabo, scopriamo incredibilmente che attraverso la rete milioni, centinaia di milioni, 1 miliardo di persone almeno, ha avuto accesso diretto alle informazioni, senza nessun tipo di mediazione, senza nessun ostacolo di tipo di censo, di origine, di geografia, di sesso, di orientamento sessuale, nessuno. Attraverso questi strumenti, magari non gli smartphone da 1.300 euro, assemblati molto meno costosi, ma strumenti che hanno permesso a 1 miliardo di persone di accedere direttamente all'informazione. Siamo di fronte a una tecnologia abilitante che è stata in grado di produrre nei fatti una democratizzazione dell'informazione come non era mai avvenuto nella storia dell'uomo, mai avvenuto nella storia dell'uomo. C'è solo un paragone storico che ci può permettere un paragone, ed è stato l'invenzione da parte di un orafo tedesco, attraverso una macchina per premere le olive, della stampa a caratteri mobili, ovvero di Gutenberg, il quale, di fronte al fatto che nuovi ceti produttivi avevano un ruolo e forza all'interno della storia, si inventa una macchina, una tecnologia, uno strumento, la stampa a caratteri mobili, che fornisce a questi ceti un supporto, cioè il libro, va bene, per come lo conosciamo ancora oggi, che nella produzione è molto più basso in termini di costi e nei tempi rispetto ai manoscritti che venivano prodotti nei monasteri da copisti che ci mettevano anni, a volte decenni, nella produzione. Cosa avviene nel momento in cui si costruisce, viene inventata questa tecnologia che fornisce un nuovo prodotto? Fa sì che il prodotto ha costi molto più bassi, può essere distribuito in maniera molto più facile e quindi molte persone cominciano a leggere attraverso questi strumenti. E ovviamente la stragrande produzione culturale di quel tempo era per lo più testi sacri, anche la produzione all'interno dei monasteri per lo più testi sacri. E che cosa avviene? Avviene che se io sono libero di poter leggere un testo sacro, allora io divento anche libero di poterlo interpretare. Tant'è che il primo effetto il primo effetto reale della stampa a caratteri mobili è l'affissione delle tesi di Lutero sulla cattedrale di Wittenberg, di cui tra qualche giorno ricorre il 500° anniversario. Questo è l'unico paragone che possiamo fare, anche in termini di effetti, perché da quel cambiamento avvengono 150 anni di guerre di religione nella nostra Europa, che immagino i nostri progenitori non abbiano vissuto in maniera particolarmente
felice, perché le guerre portano fame e carestie. Eppure noi, se guardiamo i progenitori, i nostri di quel tempo, guardiamo a quel periodo come la chiusura di una fase storica, quello del Medioevo e l'inizio dell'era moderna. E lo vediamo soprattutto nelle luci, perché di lì a pochi anni uno scienziato toscano, di nome Galileo Galilei, avrebbe messo in crisi il principio su cui si basa tutta la cultura medievale, che era fondamentalmente l'ipse dixit, il principio di autorità, attraverso l'invenzione del cosiddetto metodo scientifico, per cui, per banalizzarlo, qualsiasi teoria, per poter essere valida, non è così e basta, non è così perché qualcuno l'ha detto, ma lo è soltanto se viene sperimentata, se i risultati di quella sperimentazione possono essere provati e se una comunità scientifica approva quella data teoria. In realtà noi ci troviamo di fronte allo stesso schema di una tecnologia abilitante della rete che ha fatto la stessa cosa nei confronti dell'umanità. Perché? Perché contemporaneamente il processo di democratizzazione dell'informazione ha fatto sì, abbiamo detto, un milione di persone può avere accesso, ma se un milione di persone può avere accesso direttamente alle informazioni, avviene anche che con un semplice gesto, ovvero con un condividi su Facebook o un inoltre su WhatsApp, ognuno di noi non è più soltanto consumatore di informazioni, ma diventa anche produttore di informazioni, come un'antenna che manda un segnale. E quindi quello che viene, il rischio, quello che in effetti sta succedendo attraverso la rete, è che insieme al processo di democratizzazione delle informazioni, quello che sta crollando è la cosiddetta gerarchia delle fonti e il principio di autorevolezza che anche nelle informazioni per 250 anni è andato avanti. Ora, io sono un progressista e quindi non riesco a guardare in maniera negativa questa cosa. Certo è che i rischi ci sono, perché il rischio è, per esempio, che su argomenti complicati, facciamo il caso dei vaccini, la parola di un virologo di fama internazionale, come mettiamo caso Burioni, abbia lo stesso impatto sulla rete dal punto di vista informativo di un troll, di una persona che soltanto che attraverso la rete riesce ad avere un impatto così forte. Allora noi dobbiamo provare a capire allora che cosa rappresenta la rete. Questa copertina che vi mostro qua sopra è una copertina fatta dal Time nel 2006. Siamo all'inizio della cosiddetta età dell'informazione, cioè siamo passati dalla rete che viene interpretata attraverso il personal computer l'accesso diretto a tutte le informazioni. E il Time nel 2006 dice che il personaggio dell'anno, che di solito era, non so, potrebbe essere la Merkel, Bush, Trump, non lo so, vatte la pesca, in quel caso è you, cioè voi, tu, e lo siete perché attraverso la rete, attraverso il computer, voi diventate padroni di tutte le informazioni. Quindi nel 2006 una visione molto redentrice, tecnoentusiasta di quello che rappresentava la rete. 10 anni dopo invece, a questa copertina ne fa un'altra, che in cui invece vengono messi dei troll, che sono quei personaggi della mitologia nordica, che normalmente vengono utilizzati per definire quelle persone che attraverso la rete usano un linguaggio dell'odio o vengono a disturbare qualsiasi tipo di conversazione, e la didascalia, o meglio il titolo di quella copertina, era perché stiamo perdendo internet alla cultura dell'odio. Quindi in 10 anni, dal 2006 al 2016, lo stesso giornale, lo stesso autorevole giornale, passa da una visione tecnoentusiasta invece a una visione totalmente pessimista. Io ho una visione invece, come dire, cerco di essere, ho una visione progressista su questa vicenda, cercando invece di vedere i limiti e i problemi. Allora, perché è importante parlare della rete? Perché oggi in Italia, se andiamo a vedere gli ultimi dati Censis, quello del 2017, ma in realtà nel 2016 è abbastanza simile, cosa scopriamo? Scopriamo che nella dieta mediatica di un italiano, cioè nel menù che ogni italiano ogni giorno si costruisce, dei mezzi di comunicazione che hanno a che fare con la propria vita, scopriamo che per 97 italiani su 100 il primo mezzo di comunicazione è la televisione. E in questi 10 anni non è per niente diminuito. Però che cosa è cambiato? È cambiata la TV. Perché la TV nel 2006 ancora era la TV analogica, quella dei 12-13 canali, 7 canali nazionali e 4-5-6 canali regionali. Ed è importante ricordarsi che quel tipo di comunicazione che passava attraverso quel mezzo era un tipo di linguaggio che direbbero quelli bravi catch all outlets, cioè acchiappa tutti i pubblici,
Perché? Perché era una TV generalista, che parlava un linguaggio che era comprensibile a tutti, anche un certo tipo di comunicazione non era urlata, non poteva essere urlata, perché doveva andare, non poteva essere complessa, non poteva essere particolarmente legata a qualcosa, perché parlava alla casalinga di Voghera, come si sarebbe detto, all'operaio di una città del nord, come al bracciante, dico per dire, del mezzogiorno. Va bene? Quindi era una televisione che parlava a tutti quanti. Poi è arrivata la TV satellitare, quella che ci ha aperto la possibilità di vedere i canali che venivano anche da altre parti del mondo. Qua a Napoli spesso, per vedere le partite del Napoli, spesso diciamo anche con schede truccate, ed è già cominciato a cambiare la tipologia di apertura, no? Quindi non è più soltanto a quei 13 canali, diventano decine, centinaia di canali. Poi la vera trasformazione è rappresentata dal digitale terrestre, perché il digitale terrestre ha permesso a ciascuno di noi la possibilità di vedere e leggere, scusatemi, 999 canali. Ora io sono abbastanza sicuro che anche in questa sala nessuno guarderà più di 10-12 canali di quei 999, ma la cosa straordinaria è che non sono gli stessi 10-12 canali, cioè sicuramente la maggior parte vedrà uno dei canali Rai, uno dei canali Mediaset, probabilmente la 7, probabilmente non è così sicuro visto gli share, le percentuali, ma poi nel bucle televisivo dei 10 canali che normalmente noi guardiamo si aggiungeranno una serie di canali che sono completamente diversi. Magari lei guarderà Paramount perché fanno i film, lui guarderà Real Time perché fanno i reality, questo ragazzo invece che è un po' più giovane guarderà D-Max dove fanno i programmi di un certo tipo, e quindi si passa dal catch all outlets, come vi dicevo prima, cioè di un tipo di comunicazione acchiappa tutti, a un altro tipo di comunicazione che vi ho detto narrow casting, cioè di segmentazione a seconda dei gusti del pubblico. Cioè i canali sono costruiti, non più c'è uno schema di agenda setting di un canale generalista e parla a tutti, ma è costruito proprio per andare proprio esattamente su quel tipo di pubblico specifico, settorializzando, segmentizzando l'opinione pubblica e il pubblico televisivo in tante piccole nicchie. Poi qual è il secondo mezzo di comunicazione nella dieta mediatica degli italiani? È la radio, ed è abbastanza facile immaginare perché è un mezzo di comunicazione che comunque non è invasivo, la si può ascoltare quando si è sotto la doccia, quando si fa la barba, quando si guida, quando si sta al lavoro, quando si sta in un negozio. Qual è il mezzo di comunicazione che è crollato drammaticamente in questi 10 anni, che ha perso il 35% del suo valore? Sono i giornali, che in parte è uguale in quasi tutte le democrazie liberali occidentali, più o meno. E quel crollo in realtà è stato coperto solo in minima parte, solo al 4% dai siti online, dai giornali online. D'altronde direi, non mi sorprende se io vado a sfogliare i principali 4 giornali dei giorni della settimana scorsa, per esempio, e vado a vedere le pagine 2, 3 e 4, difficilmente leggerò notizie che hanno a che fare con le questioni, le issues reali della vita delle persone, delle questioni politiche reali delle persone. Vedremo quasi sicuramente 3-4 pagine della diatriba fra Pisapia e D'Alema. E diciamo, alla persona comune che prende l'85 dalla Tuscolana per andare al centro di Roma, sono abbastanza convinto che di quella diatriba non gliene frega assolutamente niente. Poi qual è il mezzo di comunicazione che è cresciuto di più in questi 10 anni? E sono due, ma in realtà è la stessa cosa. È la rete come mezzo, che è passata, è arrivato al 75% di presenza nella vita degli italiani, e gli smartphone, cioè. Prima c'erano i cellulari, gli italiani hanno sempre avuto una passione per i cellulari, sin dagli anni 80, ma gli smartphone oggi rappresentano questa stessa percentuale. Poi se andiamo a vedere, ma qual è l'italiano medio, dove si informa, dove prende le notizie, che è diverso da dire qual è la dieta mediatica, no? L'italiano si informa per lo più al 66%, 66 italiani su 100 si informano attraverso i telegiornali, che è abbastanza legato al tema della televisione, dicevamo prima. Ovviamente in fasce di popolazione che sono completamente diverse, perché gli over 40 questa percentuale cresce fino ad arrivare all'86-87%, e sotto gli under 40 scende, dove il primo mezzo di informazione è Facebook, che comunque su tutta la popolazione italiana rappresenta il 34%. Oggi, su tutta la popolazione italiana, dai ragazzini che stanno a scuola agli ultra ottantenni che stanno sulla rete, Facebook oggi è il secondo mezzo di informazione. 10 anni, ora facciamo un bel combinato disposto di questi due elementi che vi raccontavo. In 10 anni il mezzo di comunicazione è cresciuto di più è la rete e gli smartphone.
In 10 anni Facebook, che in realtà non esisteva, è diventato oggi il secondo mezzo di informazione per gli italiani, ma 10 anni fa non esisteva, si vede nei prossimi 2-3 anni, non nei prossimi 10 anni, perché l'accelerazione tecnologica è straordinaria, diventerà il primo mezzo di informazione degli italiani. E quindi significa che la rete complessivamente diventa sempre di più lo spazio pubblico dove gli italiani si informano e dove si forma l'opinione pubblica. Quindi occuparsi della disinformazione online non è delicato, non è importante perché un partito deve prevalere su un altro, perché un leader deve prevalere su un altro. Ma occuparsi della disinformazione online è importante perché significa occuparsi della qualità del dibattito pubblico. Occuparsi della qualità del dibattito pubblico significa occuparsi della qualità della democrazia. Ovviamente cambia completamente, se queste cose che vi ho raccontato mi hanno convinto, cambiano alcuni elementi. E già un po' perché vi ho fatto il paragone con il tema di che cosa ha rappresentato la stampa a caratteri mobili, la riforma protestante e il metodo scientifico. Perché se non c'è più l'ipse dixit, se non c'è più il principio di autorevolezza, che è valido, che è quello che convince tutti quanti che la notizia è giusto o sbagliato, si rovescia questa piramide, non siamo più di fronte a una piramide informativa, siamo di fronte a una specie di nuvola informativa, una nuvola comunicativa, in cui al centro non c'è più soltanto la TV, che è quella che parlava a tutti quanti, come direbbero quelli bravi in inglese, one to many, cioè uno a tanti. Ma al centro c'è la TV, insieme alla radio, al web, ai social network, alla messaggistica istantanea, che è sempre rete, la messaggistica istantanea, per intenderci sono i WhatsApp, Messenger, su cui che i 70 italiani su 100 lo utilizzano, 70 italiani su 100, non so se stiamo, avete capito di che percentuale stiamo parlando. E quindi dentro a questa nuova nuvola informativa, in questa sorta di ipermedium, si è avuto un passaggio a una sorta di ibridazione dei media, cioè non c'è più i media non sono più compartimenti stagni, il livello di comunicazione non vale soltanto per la TV o per i giornali o per i social network o per la rete. Cioè l'informazione e la comunicazione devono sapere, e chi comunica e chi fa informazione deve saper risalire il flusso informativo in maniera saggia e contemporaneamente. Cambia appunto perché non c'è più qualcuno che detta l'agenda, ma sono gli utenti attraverso questi sistemi che modificano complessivamente, che decidono che cosa è quello che è importante e non è importante. E quindi, come dire, al centro dell'informazione è l'utente attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Tutto questo, se ci pensate, non è un fatto negativo. D'altronde quelli più arrabbiati per il processo tecnologico che sta cambiando la dinamica comunicativa e informativa sono quelli che hanno detenuto il potere comunicativo e informativo negli ultimi 2 secoli, che sono, come dire, i politici, ovvero diciamo i detentori del potere politico e gli interpreti di quel potere politico nella mediazione culturale con il popolo, cioè i giornalisti, cioè gli intellettuali. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che se io in qualsiasi momento posso avere qualsiasi informazione e questa informazione può questionare in qualsiasi momento l'autorità di qualsiasi tipo e io posso sapere che cosa ha fatto il senatore e che cosa ha detto e anche non solo saperlo ma anche dialogare con lui e anche contestare le cose che ha detto e anche dargli un feedback, un riscontro delle cose che dico, è evidente che se soprattutto i mediatori culturali si limitano al fattarello, al racconto politico di che cosa ha detto e che cosa ha fatto, delle chat di WhatsApp, di una riunione di un partito, è evidente che saranno superati, sono già oggi superati al fatto che il cittadino, che la persona comune può essere lui stesso a determinare i tempi dell'agenda comunicativa e politica. Quindi io ho una visione molto positiva di quello che sta succedendo, però bisogna provare a capire come funziona la comunicazione sulla rete, o meglio, come funziona l'informazione sulla rete. Perché gli elementi veri che minacciano la qualità del dibattito pubblico, poi verrò anche il tema delle fake news, della post-verità, non sono soltanto le bugie inventate, perché perdonatemi, diciamo, cioè l'utilizzo delle bufale, delle bugie, della falsità è un arcano del potere, è sempre esistito, no? 1000 anni di potere temporale della Chiesa si è basato su una falsità, cioè sulla falsa donazione di Costantino, sbugiardata dai filologi umanisti nel XV secolo quando dimostrarono che quel documento era un falso
E quando si è deciso di, immagino quando il mondo era diviso in due parti, la, come dire, la propaganda sovietica non è che raccontasse verità per far vincere, diciamo, la sua parte politica, e uguale, diciamo, anche l'Occidente, ma anche per i tempi più recenti, quando George W. Bush ha deciso di invadere l'Iraq e ha utilizzato la cosiddetta, come dire, ha usato una propaganda falsificando nei fatti delle prove che erano le cosiddette armi di distruzione di massa. Ma per venire ai giorni nostri, qualche giorno fa, quando c'è stava la polemica del rapporto fra malaria e migranti, due, come dire, absit in iura verbis, due autorevoli giornali nazionali hanno pubblicato in prima pagina dopo la povertà ci portano anche la malaria, che già il tema di dire che ci portano la povertà, che è una roba proprio, no, da rizzare, però i peli sulla pelle, e ci portano anche la malaria. Due autorevoli giornali su un vecchissimo strumento che è appunto la stampa. Quindi il tema delle bufale, della falsità, delle fake news non è un'invenzione della rete, cioè, è sempre esistito. I reali problemi di come funziona il meccanismo della rete sono altri, e sono di due tipi. Il primo, bisogna capire che ogni volta che la domanda è: noi siamo liberi di navigare sulla rete? Siamo liberi, siete liberi di cercare le notizie, di parlare con chi volete su Facebook, di verificare le notizie, di fare le ricerche che volete su Google, di vedere i video che volete su YouTube o di sentire la musica che volete, di comprare quello che volete su Amazon? Beh, certo, teoricamente sì, se prendi il cellulare, sì, nessuno ti impedisce, quindi teoricamente sì, cioè lo puoi fare in questo momento, puoi fare quello che vuoi in questo momento, con questo strumento. Però che cosa succede? Succede che ogni volta che voi date un comando di eseguire un'azione su una di queste piattaforme, Google, Facebook, no, non ci sono, che cosa fa? I sistemi intelligenti alla base di queste piattaforme, che sono gli algoritmi, costruiscono su di te un profilo basato sui tuoi dati, cioè su quello che tu hai fatto, di quanti anni hai, che cosa fai, quali sono le ricerche, con chi parli, che ti profila in maniera perfetta. Per intenderci, è come se vi mettessero addosso, facessero indossare un vestito di sartoria napoletana eccezionale, questa Bongol, è come, cioè vi sta proprio comodo, è come se ognuno di noi stesse dentro una bolla informativa, dentro queste piattaforme, che poiché questi algoritmi lavorano sulla predittività, cioè sul fatto che se tu cerchi quelle cose è probabile che cercherai anche queste altre cose, e che se parli con queste persone è probabile parlerai anche con queste altre persone che discutono argomenti simili. Che cosa succede? Succede che ognuno di noi si trova in una sorta di bolla, e questa bolla noi troviamo le cose che ci interessano di più, gli argomenti che ci interessano di più, le persone che ci stanno più simpatiche, le ricerche che abbiamo fatto, le canzoni simili. Facciamo un esempio per rendervela proprio semplice. Mettiamo che io e lui non ci conosciamo, va bene? Oggi ci presentiamo, ci scambiamo il cellulare e ce lo sappiamo su WhatsApp. Cosa succederà? 99.99% Facebook, che è la prima nazione del mondo, 2 miliardi di utenti, la prima nazione o la prima religione del mondo, poi dipende come la volete interpretare, che possiede anche Instagram, che è il social network delle foto, e che possiede anche WhatsApp, e che possiede anche Messenger, 99.99% mi segnalerà tra le persone con cui posso avere a che fare lui, proprio perché ha preso i nostri dati e ha fatto questa analisi. Mi sarà capitato qualche volta di discutere determinati argomenti e scoprire poi che in qualche maniera WhatsApp o Facebook o una di queste piattaforme, come dire, vi segnala una cosa simile alle cose che avete cercato. Non è la magia e non è neanche il caso, sono gli algoritmi. Quindi questo è un elemento meccanico. Poi c'è un elemento tipico della natura umana, che ce la portiamo dentro di noi da quando siamo scesi dagli alberi e ci siamo rifugiati per paura degli animali dentro le caverne. Noi quando abbiamo fatto questo e abbiamo iniziato a utilizzare i pollici opponibili, quando abbiamo iniziato a fare questa cosa, noi non è che l'abbiamo fatto partendo in grandi numeri, noi che siamo in migliaia di persone insieme ci siamo andati a mettere dentro alle caverne, l'abbiamo fatto in piccolissimi gruppi, due o tre persone, e così abbiamo formato i primi nuclei familiari, poi le famiglie si sono messe insieme, hanno formato i primi clan, poi i primi clan insieme si sono messi insieme, hanno formato le prime tribù, poi sono arrivati fino a costruire le prime forme primitive di società. Questa roba ci è rimasta dentro, e quindi la nostra capacità di evoluzione anche nel rapporto con gli altri avviene sempre per piccolissimi numeri, per piccolissimi gruppi.
E quindi, per farvi un esempio molto 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 semplice e molto chiaro, che tra l'altro sono simili a noi, per esempio molto 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 simili a noi, e io però sento un ritorno, che cosa succede? Adesso immagino che quando siete andati in vacanza quest'estate, immagino che voi siete andati in vacanza non con il vicino di casa che incontrate durante le riunioni di condominio e che vi rompe le scatole perché non vi fa, cioè non vuole utilizzare i suoi millesimi per pulire le scale o per rifare la facciata, o che vi scoccia perché bagnate giù quando mettete l'acqua nei vasi. Immagino ognuno di voi, siete persone per bene, educate, quando lo incontrate nell'ascensore o per le scale dite buongiorno, buonasera, ma manco un caffè vi volete prendere con queste persone, no? Ecco, in vacanza sarete andati con i vostri amici, con i vostri familiari, con le persone che volete bene. Ora, questa cosa succede anche sulla rete. Voi sulla rete, su Facebook, su quello che volete, voi discutete, volete avere a che fare con persone che più o meno sono come voi, che parlano di argomenti che vi interessano. Questa cosa si chiama omofilia, che non è una brutta parola, significa il desiderio di avere a che fare con i propri simili. Se mettiamo insieme, ed è un elemento umano, se mettiamo insieme questi due elementi, succede che ognuno di noi sulla rete non agisce in maniera libera, perché c'è una parte basata su una macchina che vi dice che cosa vedere, che cosa leggere, basata sui dati che voi gli avete fornito, e poi c'è un elemento umano che vi dice io voglio avere a che fare con persone che sono più simili a noi. Succede quindi che questo combinato disposto di questi due elementi, meccanico e umano, fa sì che ciascuno di noi si trova dentro delle stanze digitali in cui la nostra voce, la nostra opinione, il dato delle cose che diciamo, si unisce a quello degli altri come se fosse un coro, quindi la nostra voce diventa impercettibile, indistinguibile rispetto agli altri, come se fossero dentro una echo chamber, cioè dentro una camera dell'eco. Per essere più precisi, che sono le camere dell'eco delle stanze digitali? Le camere dell'eco sono, come dice Walter Quattrociocchi, che è un ricercatore della Ca' Foscari, uno spazio definito in cui le idee scambiate essenzialmente si conformano con l'una e con le altre, cioè che le nostre opinioni sono confermate da altre opinioni che sono simili o uguali alle nostre. Beh, che cosa succede quando esiste un ambiente in cui tutti la pensano alla stessa maniera? Succedono tre cose. La prima, che se tutti la pensano come me, io sono bello, figo, intelligente e quindi ho pure ragione. Ma se io ho ragione perché sono bello, figo, intelligente, perché tutti la pensano come me, significa che gli altri, loro, sono brutti, sporchi e cattivi, hanno torto e non la pensano come me. E quindi c'è una grande divaricazione, una drammatica divaricazione. E poi succede un'altra cosa, che se io sto dentro una di queste stanze digitali con un'opinione di partenza più o meno moderata, rischio di polarizzarla all'interno di quella nicchia virtuale. Vi faccio un esempio per capire, perché dobbiamo essere molto concreti. Prendiamo il caso dei migranti. Io utente, non Nicodemo, io utente, penso che l'Italia non possa gestire questo fenomeno perché ci sono problemi di sicurezza, welfare, economia, e quindi io dico no, noi non possiamo accoglierli. Non penso di essere né razzista né xenofobo, penso di avere ho una paura che io esprimo, e lo esprimo anche sulla rete, ma esprimendo questa opinione è probabile che io venga mi interrelazioni con persone che la pensano come me su questi argomenti. Anzi, quasi sicuramente troverò persone che non solo pensano che noi non lo possiamo gestire, pensano innanzitutto che non si chiamano migranti ma si chiamano clandestini, che queste che le persone vengono qua non vengono a lavorare ma vengono a fare i turisti negli alberghi a 5 stelle, a cui diamo 50 euro gli smartphone, ci portano la malaria, violentano le donne e ci fregano il lavoro. Che cosa succederà quando sto all'interno di queste nicchie virtuali? La mia opinione di partenza si polarizzerà e da una posizione più o meno preoccupata, spaventata, rischierò di diventare invece una posizione estremista, polarizzata. E questo fa sì che nei fatti avvenga quel fenomeno che Cass Sunstein chiama di partyism, che dipende sì dalle campagne elettorali, cioè un'istintiva avversione nei confronti di chi si riconosce nelle parti politiche opposte. Non vi devo fare degli esempi, immaginate una discussione online sui migranti, o sui vaccini, o sul referendum. Mi volete dire che c'è stato uno scambio di opinioni fra persone che si rispettavano e riconoscevano opinioni, come dire, la diversità, ma anche diciamo il rispetto al altro paese? No, si è avuto lo scontro tra curve, fazioni, come la volete chiamare voi. Ma questo avviene una cosa un po' più pesante, che se io sto dentro a quelle camere dell'eco e la mia opinione si polarizza, hai voglia a immaginare che strumenti, meri strumenti della razionalità possano bastare a rompere questo meccanismo?
cioè il cosiddetto fact checking, vediamo se, se l'ho messo qua, cioè che è l'utilizzo della dati, fatti e numeri per smentire notizie non vere, è una pia illusione che possa funzionare se io utente sto all'interno di queste nicchie virtuali. Provate a parlare con uno che sta dentro queste nicchie virtuali e che pensa che in Italia è in atto un'invasione. E tu dici, scusami, invasione, l'anno scorso 170.000 arrivi, massimo picco, siamo 60 milioni di abitanti, c'è una questione di gestione dei flussi, sicuramente, anche di preparazione del paese a questi flussi, ma certo parlare di invasione sarebbe stato 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, e già dal punto di vista semantico ci sarebbe tante cose da dire. Provate a discutere e vi diranno che tu utilizzi argomenti perché c'hai le tue fonti che sono gestite da organizzazioni internazionali tipo Soros, che ha l'interesse di modificare geneticamente l'Europa, no? E di più, se tu per caso sei del PD, ti diranno, ma tu sei per caso del PD, diranno, è chiaro che tu lo fai, sei pagato dal PD, il PD è pagato dalle cooperative e le cooperative mangiano sui migranti. Questo cortocircuito in realtà è impossibile da rompere attraverso un mero strumento razionale, cioè spiegare alle persone che le cose stanno così perché questo lo dice i numeri. E nei fatti questo è il meccanismo della post-verità, che nel 2016 è diventata la parola dell'anno secondo l'Oxford Dictionary. Perché la post-verità, per utilizzare appunto la definizione dell'Oxford Dictionary, è fondamentalmente è una narrazione alternativa dei fatti, non basata su dati, numeri e dati reali, fatti oggettivi, ma che si basa per lo più su un ricorso all'emozione e alla convinzione personale. Adesso faccio il figo. No, la nostra cultura si basa sulla definizione di Cartesio, cogito ergo sum. No? Cioè, noi dimostriamo di esistere perché pensiamo, perché siamo esseri raziocinanti. Noi siamo passati al cogito ergo sum, che comunque si basa sull'idea che bisogna utilizzare la ragione per cercare le cose come stanno, a io credo, e dunque ho ragione. Che se ci pensate è un cambiamento radicale. Avrebbe detto George Orwell nel 1984 che la post-verità è quel sistema per cui 2 più 2 quanto fa? Boh, dipende, fa 4, dice giustamente Winston in 1984. E il suo interlocutore risponde, beh, dipende, a volte fa 5, a volte fa 3. Questo è il sistema della post-verità. Però come si fa a rompere questo meccanismo? Perché questo meccanismo non è determinante perché, vi ripeto, Renzi o il PD o Grillo o il Movimento 5 Stelle o Berlusconi, diciamo, che sta bomberizzando da giorni sui giornali, debbano vincere le elezioni. Cioè, occuparsi di disinformazione non è un argomento politico che deve far vincere una parte. Io ho scritto questo libro, si chiama Disinformazione, edito per Marsilio, perché quando sono avvenuti due eventi drammatici nel 2016 per noi che siamo europeisti, riformisti e anche socialisti, che è stato ovvero il referendum della Brexit in Gran Bretagna e le elezioni di Trump negli Stati Uniti. E però, devo dire la verità, la lettura delle classi dirigenti internazionali, delle elite, di quelli bravi che scrivono sui giornali e che parlano in televisione, è stata che in realtà la Brexit e la vittoria di Trump sono dovuti alla rete cattiva, brutta brutta, che con la disinformazione brutta brutta e cattiva ha infinocchiato le persone, che si sono fatte stronziare, come direbbero a Berlino. Ora, io amo la politica da quando sono ragazzino e mi occupo di comunicazione. A me questo, devo dire, mi sembra un grandissimo alibi di chi non aveva capito nulla di che cosa sta succedendo in Gran Bretagna con la Brexit e dei motivi per cui Trump avrebbe vinto. Perché Trump ha vinto, è certo che la disinformazione è avvenuta negli Stati Uniti. Dovete pensare che le 20 notizie più condivise sulla rete nell'ultime 2 settimane delle elezioni negli Stati Uniti sono state notizie provenienti da blog o da siti dubbi, cioè quindi non certificati, non ufficiali, o sicuramente iperfaziosi. Qua potrebbero essere adesso.org, Zezé, il Corriere del Corsaro, il Fatto Quotidiano, no? Cioè una serie di cose che serve a propagandare notizie false. Rispetto alle 20 notizie più condivise dai media legacy tradizionali, quindi New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, eccetera, eccetera. Questo è cosa di niente, significa che la disinformazione è avvenuta. Però se dobbiamo dire perché ha vinto Trump perché, per una roba che comprendiamo da quando siamo bambini tutti quanti, perché l'avversario di Trump era un avversario sbagliato. Perché invece di andare sulla campagna elettorale
raccontando cosa la Clinton cosa avrebbe voluto fare per cambiare l'America, come intervenire in quei ceti che guardavano con preoccupazione le cose che stavano avvenendo, è andata una campagna elettorale in cui si è semplicemente limitata a demonizzare il proprio avversario. Vi ricorda qualcosa la demonizzazione avversario? Vi ricorda qualcosa che è qua in Italia? Ed è vero che nel voto popolare la Clinton ha preso 3 milioni di voti in più, però sta, come dire, la sua staff, la sua campagna elettorale è stata così distratta da non accorgersi che in 10 contee, in 3 stati specifici, cioè Pennsylvania, Michigan e Illinois, la campagna di Trump è stata, utilizzando i nuovi mezzi attraverso il micro-targeting, è stata in grado di non spostare il voto dai democratici a Trump, perché questa cosa non è successa, ma semplicemente convince quelle 100.000 persone a non andare a votare la Clinton, e quelle 100.000 persone sono state determinanti per far diventare Trump presidente degli Stati Uniti. Però insomma, io non credo che la disinformazione sia stata determinante, è un alibi di chi non vuole riconoscere i problemi, no? Cioè, se uno crede alla disinformazione, se uno crede alle fake news, se uno crede alla possibilità, crede perché ha un altissimo tasso di sfiducia nei confronti di qualcuno, di qualcosa, in genere delle istituzioni. Allora, e vado alle conclusioni, così penso di essere stato anche abbastanza nei tempi, giusto? Poi se devo continuare, no? Ci sarebbe a dire anche... facciamo quando finisco, così poi me lo dici. C'è un altro elemento, c'è poi un elemento culturale che io vorrei condividere con voi, perché possiamo dire, insomma, siamo in famiglia, e quindi i progressisti, i riformisti, i socialisti hanno un approccio modernista, cioè sono tifosi del futuro e della modernità, lo siamo sempre stati, dovremmo continuare a essere. C'è anche un tema culturale, la disinformazione, la post-verità funziona perché noi stiamo subendo l'ultimo atto di un paradigma postmoderno, per cui non esiste più un grande racconto razionale, illuminista, moderno della storia e delle cose, ma ci siamo arresi all'idea invece che ci sono tanti racconti possibili, ma se ci sono tanti racconti possibili allora ci sono tante verità possibili. E questo sta minando non il fatto che uno vinca o perde elezioni, ma la qualità e la forza delle istituzioni democratiche, delle democrazie liberali. Allora, che cosa possiamo fare? Cosa si deve interrogare? Le fondazioni, le associazioni, i partiti, i sindacati. La disinformazione esiste? Certo esiste. Quali sono gli strumenti che possiamo mettere in campo per evitare che la disinformazione sia determinante? Sia determinante nella fiducia che le persone hanno nei confronti della democrazia. Sono 3 strade possibili, di cui una è totalmente folle e le altre 2 sono le uniche praticabili e giuste. Quella folle è la via normativa, e immaginare che una leggina, un codicillo, una norma, una multa possa di per sé bastare a far sì che la disinformazione non influenzi le persone che sono stupide e che non capiscono che cosa succede. Innanzitutto bisogna capire di che cosa stiamo parlando. Ogni giorno vengono pubblicati sulla rete bilioni, ziliardi, triliardi di terabyte di dati. Significa che nel 2016 il numero di dati, di fatti, di cose pubblicate, condivise sulla rete è più grande, è maggiore, non dei dati, dei fatti pubblicati nel 2015, ma dell'intera storia dell'umanità. Avete capito cosa sto dicendo? Cioè, stiamo parlando di un flusso informativo di dati che è enorme, che è infinito e che è ingestibile dall'idea che si possa, come è stato fatto in Germania, che si fa una leggina che dice che il signor Facebook o Google sarà multato 50 milioni di euro se non rimuove contenuti falsi o che incitano all'odio, e lo si affida ad un ufficio composto da 50 funzionari pubblici che devono monitorare questa cosa. Ma scusatemi, ma 50 persone possono monitorare questo flusso interrotto? Ma non vi posso dirvi una cosa, fatemi fare una battuta. È un po' quando andate in aereo, avete presente le istruzioni in caso di disastro? È l'illusione della sicurezza, cioè vi spiegano in caso di caduta dell'aereo di 10.000 piedi che cosa dovete fare. Calmi come vacche in due, tranquilli uno alla volta, uscire, mettersi piegati, prendere il coso, e certo lo devono fare, sono protocolli di sicurezza e sono importantissimi, ma si basano molto anche un po' su un'idea di illusione, cioè nel senso siamo razionalisti, quindi questa cosa di per sé, stiamo parlando di una cosa che è enorme, e questo spiega anche che i legislatori dovrebbero capire di che cosa stiamo parlando.
Ma c'è poi un altro tipo di problema, che mentre noi chiediamo al signor Facebook, al signor Google, che sono i player mondiali che gestiscono tutti questi dati e quindi anche la cosiddetta disinformazione, il linguaggio dell'odio, di intervenire mettendo una precetta, taggando le notizie false, rimuovendo i contenuti d'odio, avviene che la maggior parte dei dati e delle informazioni false mica è su quello spazio tutto sommato pubblico, viene veicolato attraverso la messaggistica istantanea, attraverso WhatsApp, attraverso Messenger. Ora, che il legislatore possa intervenire su uno spazio pubblico come Facebook e Google è tutto sommato legittimo e anche giusto e anche forse da qualche punto di vista anche auspicabile, ma che possa intervenire nella conversazione fra due privati, magari per i tifosi di democrazie avanzate come la Corea del Nord può funzionare, io continuo a temermi l'imperfezione delle nostre democrazie liberali. E poi c'è un ultimo tema che lo condivido con voi, so che sarete d'accordo, ma quest'idea un po' autoritaria che noi dobbiamo inventarci un tribunale della verità pubblica o peggio ancora privata, perché Facebook e Twitter e Google sono privati, che debba stabilire a priori cosa è vero e cosa è sbagliato, a me, come direbbero a Berlino, mi fa venire un freedom goal, a voi non so, diciamo, io penso che noi come dire, io non credo allo Stato papà e allo Stato mamma, preferisco uno Stato che educhi le persone e che gli dia alle persone la capacità di distinguere il vero dal falso, dare gli strumenti per distinguere il vero dal falso. E qua arriviamo al secondo punto, che è quello più importante, che è la via educativa. La disinformazione si vince con l'istruzione, con, avrebbe detto quello bravo, education, education, education. Però su questo ci dobbiamo intendere. Guardate che le vittime della disinformazione, del linguaggio dell'odio, non sono i vostri figli, non sono i vostri nipoti e non sono neanche i vostri fratelli minori. Siete voi adulti analogici che siete passati al digitale. Sono quelli che non riescono a comprendere bene la differenza fra scrivere su WhatsApp e scrivere su Facebook. Sono quelli che ogni giorno infamano, insultano la presidente Boldrini, per esempio, e che non sono anonimi. Sono persone che hanno un nome e un cognome e se andate sui loro profili mettono le foto belline con i cani e con i figli. Sapete anche dove abitano e quando gli spieghi dici ma tu lo sai cosa stai facendo, tu hai compiuto un reato e verrai perseguito, loro dicono è perché l'ho solo scritto su Facebook. Bisogna fare un investimento su di loro. Ora io ho letto che vorranno fare dei programmi a scuola per insegnare ai ragazzi il fact checking, cioè noi dobbiamo costruire dei ragazzi che fanno una specie di detective per indagare le notizie vere o false. A me anche questo qua sono stato, cioè questa idea a me non mi convince moltissimo. Io preferirei che la scuola insegnasse ai ragazzi due cose, il metodo, due parti, il metodo socratico, la gnoseologia di Kant e la logica di Wittgenstein, che è molto più utile a capire, a distinguere il vero dal falso, rispetto di una serie di norme, protocolli e codici per capire cosa è vero e che cosa è falso. E poi, se bisogna proprio fare un investimento, e bisogna farlo, bisogna fare sul coding, cioè bisogna insegnare ai ragazzi, come si sarebbe detto una volta, a leggere, a scrivere, a fare dei conti e a saper programmare, che è l'unica maniera per costruirgli a loro una forma mentis per comprendere come funziona questo sistema. Invece per gli adulti, che sono quelli che sono più esposti a questa vicenda, dovremmo fare una cosa molto antica, che è stata fatta in questo paese. Noi dovremmo fare, non è mai troppo tardi, sulla RAI 2.0. Dobbiamo trovare un bel maestro Manzi, lo dico per i ragazzini, maestro Manzi era questo maestro negli anni 50, attraverso la RAI interveniva sull'analfabetismo insegnando i principi della grammatica e della lingua italiana, una cosa semplicissima, come se fosse un maestro di scuola. Dovremmo fare la stessa cosa, dobbiamo trovare un maestro Manzi e dovremmo metterlo in scuola. Io ce l'ho già, si chiama Gianni Morandi, che è più bravo a fare queste cose. Però non abbiamo tempo per parlare di Gianni Morandi, però è una roba serissima, se leggerete il libro scoprirete perché. E infine l'ultima parte, che noi siamo ospiti di associazioni e anche della Fondazione dei Socialisti Europei, lo possiamo dire con più forza. La cosa più importante è la via politica a sconfiggere la disinformazione. Ma non significa che noi dobbiamo spiegare la verità, portare la verità a delle persone. La via politica è quella più importante, perché la rete non è soltanto uno strumento di propaganda straordinaria, cioè il fatto che io possa arrivare a chiunque in qualsiasi maniera. Noi come ci informiamo? Attraverso questi strumenti. Ma noi non ci informiamo come classe, come gruppo, come entità in qualche maniera. Lo facciamo in maniera individuale,
noi siamo in una solitudine digitale, siamo solipsisti nella maniera in cui approcciamo alla rete. Eppure là passa la stragrande maggioranza, non solo l'informazione, ma anche la nostra vita. Dice il Censis che siamo in un'era biomediatica. Cioè non è più questa roba qua, la rete, la comunicazione, non è altro rispetto alla nostra vita, è una proiezione della nostra vita. Bene, noi aderiamo in maniera individuale, quindi solipsista. Il rischio è che in questa solitudine riesce a trovare un aggancio in qualche maniera a meno solitudine soltanto quando si aggrega in delle moltitudini che il filosofo Byung-Chul Han definisce sciami digitali. Cioè è come quando i pescetti si mettono tutti insieme di fronte a una paura. No, si fanno un pesce più grande. Come tanti moscini che si mettono insieme in uno sciame per sembrare, per non sentirsi soli e per sembrare più forti. Però avrebbe detto Hegel che è un, come dire, è un aggregato senza spirito, perché non ha né coscienza di sé e né coscienza del suo ruolo nella storia. E chi può dare questa coscienza di sé e questa coscienza di ruolo nella storia? È la politica. E sono i corpi intermedi, sono le organizzazioni politiche, sono i partiti, sono i sindacati, sono le associazioni, sono le fondazioni, le associazioni di categoria. Certo, non quelli che abbiamo conosciuti, non per questioni generazionali anagrafiche, ma perché quella società, quella partecipazione alla società non esiste più, non ci sono più quelle classi sociali, e quindi riprendere quello schema piramidale di costruzione non funziona più. Noi dobbiamo inventarci, invece, dobbiamo mettere in piedi forme organizzative fatte a rete di reti, organizzazioni come reti di reti, che siano in grado di fare una parola bellissima che in italiano è complicata da tradurre, che si chiama empowerment. Cioè la rete serve a costruire consapevolezza delle community e del singolo all'interno della community, per chiuderla. Solo la politica è quella via che permette al singolo di trovare piena completezza nella propria comunità di destino. Ed è questo significa alla fine combattere la disinformazione e attraverso la rete, cioè dare a ciascuno la possibilità di essere di nuovo parte di una storia comune. Grazie a Nicodemo, non so come sei messo, tu mi dicevi che devi scappare. Ah vabbè, allora c'è un intervento, Spada. Vorrei esprimere dei dubbi. Alzati in piedi, per piacere, se no non ti sentiamo. Mi sono annotato delle cose e propongo dei dubbi. Propongo dubbi al relatore. Allora, i dati sull'uso del tempo da parte della popolazione, quello consumo di media, non sono necessariamente la stessa cosa che l'agenda dei media. Cioè il fatto che la gente vede più o meno questo o quello, usa il tempo, non significa che la sua agenda è quella che trova sui media. No? Siamo d'accordo. Tra l'altro c'è un elemento di confronto col passato. Il fatto che i giovani vedano di meno la televisione è una cosa vecchia. Che quel tempo oggi lo riempie in un modo, questo è nuovo, ma non che non vedano la televisione. Questo bisognerebbe considerare. Un'altra cosa, l'omofilia, ma l'affiliazione, come dire, la preferenza di un consumatore di radio e televisione per un certo tipo di mezzo o per un certo tipo di trasmissione è stata scoperta subito. Certo. Ecco. Quindi la rete non cambia nulla da questo punto di vista. No. Moltiplica. Sì, vabbè, moltiplica. Però, però voglio dire, l'omofilia non è una cosa della rete, nasce prima, quindi sono processi che sono già stati studiati. Molte delle cose che hai giustamente evidenziato sulla rete sono state dette dai mezzi di comunicazione di massa. Molte delle cose che hai detto sulle aggregazioni sulla rete sono state dette alla fine dell'Ottocento sulle masse. Se uno legge le cose che sono state descritte sulle masse un secolo e rotti fa e li confronta con quello che viene detto ora della rete e di quelli che ci stanno dentro, non c'è molta differenza. Cioè quindi emotività, passioni, falsità, eccetera. Contro cui c'era che cosa? La razionalità. Contro cui cosa c'era? La politica. Quindi voglio dire,
contesto è cambiato, ma i dilemmi e i processi sono analoghi. Allora, un'altra cosa poi c'è. Questo è stato, per esempio, un risultato per noi recente, di considerare i media come un mondo piuttosto che come uno specchio del mondo. Noi abbiamo avuto 20 anni in cui tutti sono cascati dentro la televisione e l'agenda dei media si è fatta su questo presupposto. Non ci sarebbe stata la corsa dei politici alla televisione se non si fosse pensato che nella televisione c'era il mondo e che la televisione non doveva essere lo specchio del mondo ma è un mondo a parte. I politici non hanno chiesto alla televisione di fare uno specchio verificabile, fact checking. La cosa curiosa è che ti segnalo, tu hai fatto una ricostruzione storica in cui c'era Galileo con fact checking e però poi nell'ultima parte hai avuto qualche elemento critico verso l'idea di un fact checking applicato alla rete. Questo non torna. Chiudo. Qui c'è il fatto che si possa fare considerazioni, questo fa parte proprio del processo cognitivo, di considerare la parte per il tutto. La rete è una parte, non è il tutto. L'illusione di chi sta nella rete è di essere nel tutto. Però non deve essere anche l'illusione di chi studia la rete. Questo è un punto. Tra l'altro, le cose che si sono dette sulle elezioni di Trump sono abbastanza contraddittorie. Cioè, tu hai citato giustamente il fatto che il voto popolare è andato in un'altra direzione. Ma perché è più significativo il processo mediatico dei tre stati in cui la Hillary ha perso e invece quell'altro non vale niente? Perché Trump è presidente, Hillary no. No, perché il problema non è dell'efficacia, è del processo. Non è un argomento dire che poi ha vinto Trump, perché tu stai analizzando un processo, non il risultato. Il processo è lo stesso. E lì entra che cosa? Entra il sistema elettorale americano. Che però non vieni considerato, cioè la parte per il tutto ti porta a non considerare aspetti della realtà. E questo non è una fake news, ma è un modo improprio di guardare la realtà. Posso... Grazie comunque, perché è stato molto utile. Però vai. Io vorrei raccontare al governo invece di non rispondere. Perché lui ha trattato di un punto cruciale, ma soprattutto a me mi ha colpito perché da ieri, io non ho sentito le prime relazioni, ma da quello che so che ha detto Cesare Pinelli in poi, è stato, compreso la mia, una serie di interventi estremamente pessimistici, l'avete detto, culminati poi in questa specie di messa nera di ieri sera, dove abbiamo raggiunto l'apocalisse. Devo dare atto a Nicodemo che per la prima volta ha posto dei problemi, forse ha abbozzato delle soluzioni che sono una cosa meno interessante, ma ha aperto delle prospettive. Questo veramente ha cambiato il tono di questo incontro e questo mi sembra molto importante, anche per un suggerimento al nostro Coatta che se n'è andato, che io ritengo che sia così importante per il futuro del concetto di democrazia, del concetto della compatibilità della nostra tradizione liberale e democratica con il futuro delle società, che almeno un numero di mondo operaio sia dedicato all'approfondimento di questi temi, perché è estremamente, ha un valore strategico. Quindi anche i problemi posti, adesso una battuta naturalmente con l'amico Celestino, ma insomma in realtà più che una risposta qui attendiamo proprio veramente un approfondimento, perché
credo che sia indispensabile. Grazie Pesci, credo che sia molto utile. Io volevo solo, prima di dire a Nicodemo di dire la sua, volevo solo ricordare che l'ambizione nostra, devo dire più di Covatta che mia, ma insomma, è quella di mettere insieme un volumetto, anche non solo fare un numero di Mondoperto, cioè noi usciamo, usciremo stasera da questo confronto con molte idee, molte proposte, molto materiale su cui riflettere, quindi è giustissima l'osservazione che hai fatto. Prego, Nico. Volevo farti quella domanda, se anche perché sei stato così produttivo a dare informazioni che pareva da ipotizzare la domanda che volevo fare, ma al di là della bontà stessa, voglio dire, la disinformazione, cioè come incidenza sulla variazione degli asset, nei fatti, c'è stata, c'è, ci sarà. Io sono convinto di no, mi leggo a quello che dice il professore. Cioè, essenzialmente, poi, quando vado a votare, posso anche essere pilotato, strumentalizzato, cooptato, però nello stesso tempo poi decido. Cioè, questa frattura, dicotomia di volontà che è in essere, cioè, che poi la parte, diciamo, che tu metti in essere la disinformazione, che ruolo poi gioca all'interno di questo conflitto ideologico, tra virgolette? Grazie. No, ho usato il caso di Trump per dire che nonostante la disinformazione sia stata molto... No, però sono cose... Allora, io non penso che la disinformazione attecchisce, perché c'è un livello di sfiducia nei confronti o dell'informazione ufficiale o degli attori, dei player che sono in campo, va bene? Cioè, perché una parte di americani in quei determinati contee hanno pensato che la Clinton fosse una corrotta? Perché non, sicuramente perché loro hanno creduto a quelle notizie che gli sono arrivate sui cellulari, hanno deciso di votare Trump, o sicuramente non andare a votare. Però se facciamo un dialogo non riusciamo. Sennò, allora, ti ripeto, la disinformazione non è determinante per far vincere un'elezione. Non lo è mai stata. È l'alibi di chi perde le elezioni. Poiché io sono democratico, penso che quando si esprime il popolo ha sempre ragione, anche quando vota cose che non ci piacciono. Quindi la disinformazione non incide. Però il World Economic Forum identifica la disinformazione come drammatica in determinate questioni, non solo nella qualità del dibattito pubblico e quindi delle istituzioni, della fiducia nella scienza, nella fiducia delle istituzioni, nella fiducia della democrazia, ma anche per esempio a livello economico. Cioè, qual è l'impatto, per esempio, che la disinformazione sull'olio di palma ha costruito e ha danneggiato in determinate parti di questo mondo che stanno venendo fuori dalla povertà? Qual è l'impatto nei confronti di una determinata azienda che è sottoposta a questo schema di disinformativo? No? Quindi, ci sono argomenti che hanno un impatto nella vita quotidiana. Io non penso che siano determinanti nella scelta dell'elettore, capito? Cioè, nel senso che il mio tema è, cioè, da gente che studia la politica e ci occupiamo di cultura politica, il tema non è porsi le ragioni degli effetti della disinformazione, cioè perché, ma i motivi, le cause. Perché le persone hanno sfiducia nei confronti delle istituzioni? Perché le persone hanno paura che le cose vadano male? Perché? Per cose che avete affrontato sicuramente in questi temi, la paura nei confronti della globalizzazione, le migrazioni, il terrorismo, la distanza tra il voto espresso e i luoghi dove le decisioni vengono prese, tutte cose avrete sicuramente affrontato in questi giorni. No, quindi il tema è, la politica non si deve occupare degli effetti, si dovrebbe occupare delle cause, perché se tu risolvi le cause gli effetti vengono meno. Sì, in realtà io per Mondo Operaio già ho scritto un saggio che riguarda questa cosa, non so, mi pare un paio di numeri fa, però se sono d'accordo a fare un numero monografico su questi argomenti, è figura, cioè ho scritto un libro per Marsiglia, è uscito 2 mesi fa, figura se non sono d'accordo. Quindi sì, e quindi non risponderò a tutte le domande, perché le metto in maniera un po' più organizzate nel prossimo saggio che scriverò, e provando a dare delle risposte a Celestino. Certamente io non penso che non ci siano elementi ricorrenti nel modo in cui, avrebbe detto Havel, avrebbe detto il potere senza potere, quindi nuove pezzi della società, nuove classi che si, come dire, in qualche maniera acquistano potere che prima non l'avevano avuto, e ci sono pezzi dell'establishment, l'elite, come lo volete chiamare, che in qualche maniera cozzano con questa cosa. Quindi figurati, è chiaro che alcuni elementi ritornano
nella storia, anche nella storia degli ultimi 150 anni. Però dobbiamo comprendere che l'agenda non la dettano più i media, non so come spiegarti, non è più la televisione, cioè, la televisione era uno strumento, come la radio, come i comizi delle folle oceaniche, come i giornali, che aveva una sola linea direzionale, era dall'alto verso il basso, era da uno a tanti, era da uno a tanti. Tu con la televisione non ci puoi dialogare, ti dice una cosa, l'ascolti e te ne fai il tuo pensiero. Certo, ti puoi incazzare, puoi andare a quel paese quando vedi questo o quell'altro, ma la linea è uno a tanti, è una linea unidirezionale, top down, direbbero quelli bravi. La rete, per come è costruita, è come dire, è una linea orizzontale, cioè qualsiasi cosa tu dica, tu, io, un leader, un sindaco, uno scienziato, un giornalista, non solo è un punto che parla a un altro punto, e quindi siamo in una comunicazione orizzontale e lineare, ma poi il contenuto di quel dialogo, se valido o no, non lo sta stabilendo i due che stavano discutendo, ma lo stabilirà terze persone, terze parti, che prendono quel dialogo, quel contenuto, quelle cose che ci siamo dette, lo commentano, lo arricchiscono, lo condividono, e quindi la comunicazione non solo è più orizzontale, non più verticale, ma diventa anche circolare, cioè ed è circolare ed è palese per tutti, cioè è proprio come dire, è un rovesciamento geometrico. Cioè, prima era una piramide, adesso è una rete, è proprio completamente, completamente diverso. E in più, è certo che io non volevo andare in termini troppo tecnici, ma io prima ho parlato del narrowcasting. Il narrowcasting, ovvero la frammentazione, cioè funziona anche qua su un asse biunivoco, cioè da A a B e B a A, perché è chiaro che ci sono media che vanno su determinate nicchie di popolazione, cioè non stiamo parlando di grandi masse. Tante nicchie, tanti gruppi, tante cerchie che si incontrano, ma ecco, sono soprattutto le nicchie, le cerchie, i pezzi, i gruppi che stabiliscono se quei contenuti sono validi o no. Cioè, siamo di fronte a un rovesciamento dell'agenda settima. Non c'è più la televisione, il giornale, il politico che detta i tempi. Tant'è che il vero tema della qualità delle democrazie liberali è che i populisti questa cosa l'hanno capita benissimo. E i nuovi media li fortificano proprio per questo motivo, perché loro non fanno un'operazione provando a dettare una linea, una strada a cui tutti insieme si va. Cavalcano una tigre su determinati argomenti che ovviamente funzionano di più, ovviamente una serie dipendenti, ripeto, cioè la forza populista non dipende dalla rete. I populisti utilizzano la rete meglio dei riformisti, sicuramente, per tanti motivi, ma la forza populista non dipende dalla rete, dipende dalle issues, dalle questioni che i riformisti, i governi istituzionali, i socialdemocratici, i socialisti in Europa non sono stati in grado di risolvere in qualche maniera. Questo ci dobbiamo dire, perché sennò pensiamo che il problema sia un mezzo, quando invece il problema è esattamente che cosa si è fatto. Quindi sì, certamente ci sono degli elementi che ritornano, ma ci sono elementi totalmente nuovi. Adesso noi non sappiamo cosa succederà nei prossimi anni, ma l'intervento dell'intelligenza artificiale nella costruzione delle nostre microagende comunicative e informative non è una cosa che noi sappiamo esattamente come avverrà. Cioè oggi l'agenda politica, facciamo una cosa, prima l'agenda politica dedicava negli anni 90, la determinavano due canali televisivi, tre canali televisivi. E quindi i politici andavano in televisione non perché la televisione fosse il mondo, ma perché la televisione era una maniera per arrivare a milioni di persone con un semplice messaggio televisivo. Oggi questa cosa non la si può fare né con la televisione né tantomeno con la rete, perché la rete è strutturata per nicchie, per cerchi, va bene? Ma se c'è un elemento che determina l'agenda politica, e di questo dovrebbero occuparsi i legislatori, i socialisti, l'Europa, non sono le fake news, non è chi manipola, che quello ci sarà sempre, ma quali sono gli strumenti che fanno sì che noi siamo dentro a queste nicchie virtuali e che ci informiamo sempre stessi elementi? Ti ho detto prima, cioè l'algoritmo, cioè la sfida politica non è alle fake news, non è alla disinformazione, è all'algoritmo e al possesso di dati. E poiché i dati, come dire, certamente noi non calcoliamo quanto tempo la gente sta davanti alla televisione, ma tu non puoi interpretare il cellulare, lo smartphone come se fosse la televisione, non lo puoi interpretare, è un appendice del corpo, e siamo in una fase, ripeto, biomediatica, è completamente diversa, non lo si può approcciare come abbiamo approcciato, diciamo, i mezzi di comunicazione fino adesso. E quindi dobbiamo lanciare una sfida, perché siamo un consesso di almeno di cultura politica,
La sfida non è alle fake news, alla disinformazione, alla paura dello Stato educatore che deve spiegare alle persone quando hanno, come una cosa è giusta e una cosa è sbagliata. Cioè sfidiamo invece, come dire, i legislatori a occuparsi dell'algoritmo, che è l'elemento che stabilisce le nostre microagende mediate, informative, e soprattutto sul possesso dei dati. Cioè, a signor Facebook e signor Google, come funziona questo algoritmo? Non lo sa nessuno, non lo sa nessuno, non lo sa nessuno. E come dire, in più, poiché quello è lo spazio pubblico, perché è là che ci siamo noi, ci sono le nostre vite, ci sono le informazioni, ci sono i motivi per cui noi decidiamo di vaccinare o no un bambino e di votare o no anche un partito, è là dentro, è occuparsi dell'algoritmo, e avviene in luoghi privati. Io vorrei che fosse chiaro, noi siamo nel giardino del signor Zuckerberg, non lo facciamo in una pubblica piazza, non lo facciamo neanche è un luogo pubblico perché ci siamo, uno spazio pubblico, ma non è uno spazio, come dire, è uno spazio privato, perché è il giardino di una persona. Il legislatore e noi dovremmo occuparci di questo, dei dati, del possesso dei dati. Che cosa ne fanno dei dati? Come vengono lavorati i dati? Come funziona l'algoritmo? E qual sarà l'effetto dell'intelligenza artificiale nei confronti delle nostre vite? Cioè queste sono le vere sfide. Avendo però una dimensione coraggiosa, moderna, riformista, progressista, sapendo che, faccio una battuta e chiudo davvero che sono stato troppo lungo, insomma a un certo punto la corsa allo spazio... I sovietici hanno mandato un satellite, lo Sputnik, no? Poi hanno mandato, gli americani hanno mandato un altro, poi per fare prima, a un certo punto i russi hanno mandato la cagnolina Laika. Beh, è morta la cagnolina Laika, però dopo la cagnolina Laika è arrivata Gagarin, che sta il primo uomo nello spazio. Ecco, noi siamo la cagnolina Laika, i ragazzi invece sono Gagarin, diciamo. Quindi dobbiamo avere fiducia nel fatto che loro saranno in grado di comprendere meglio di noi, e la nostra sfida è non guardare a questo come oddio, madonna, come siamo di fronte a una roba negativa che ci cambierà. Cioè tutti i dati macroeconomici, sociali, educativi, di povertà, di abbattimento delle malattie del mondo sono molto migliori rispetto a 10, 15, 20 anni fa. Noi dobbiamo avere il coraggio di rivendicare la modernità e il progresso. E lo dobbiamo fare anche su questa cosa, lo dobbiamo fare proprio perché come noi europei siamo molto più vecchi degli africani. E gli africani, cioè, sono cresciuti e stanno meglio in Europa, perché in Africa si sta meglio di 20 anni fa, vero? Posso dirlo? No? Cioè, nei prossimi 20 anni l'Africa diventerà 1 miliardo di persone. 1 miliardo di persone. Perché? Perché si campa di più, non è perché fanno più figli. Nicodemo, che ci hai convinto. Io spero che Claudia Mantina abbia avuto la pazienza non solo di aspettare fino adesso, ma anche di avere la forza di dirci la sua... spingendo. Ah, allora spento. No, io non solo ho avuto pazienza, ma sono entusiasta di questa relazione di Nicodemo, che mi è piaciuta molto. Purtroppo non sarò così brillante, sarà anche per un problema di età, ma anche per un problema di, come dire, di curriculum. Adesso vedremo. Voglio dirvi però che io non parlerò tanto dei fatti della migrazione, che sappiamo tutti, e quindi non vi darò numeri, con un'unica eccezione. Quello di cui invece vorrei cercare di parlare è quali sono gli strumenti culturali che noi utilizziamo, o che possiamo utilizzare, per comprendere da un lato le migrazioni e dall'altro le reazioni politiche, appunto populismi, spostamento a destra, crisi dei partiti tradizionali, che sono da intendere in parte o in gran parte come reazioni alle migrazioni. Perché dico migrazioni e non dico immigrazioni? Perché in realtà nella situazione politica e concreta l'emigrante e l'immigrato sono due facce che nella stessa persona poi sono separate, nel senso che esiste un diritto umano ad emigrare, che è riconosciuto dalla Dichiarazione dei diritti umani e poi successivamente confermato da altri documenti internazionali, ma il diritto a essere immigrato, cioè a essere accettato in un paese, è tutta un'altra cosa. Il diritto all'accoglienza, oggi noi usiamo il termine accoglienza. Il tema risale a Kant, che usava invece il termine ospitalità. Kant diceva, più di 2 secoli fa, che esiste appunto il diritto all'ospitalità, cioè che una persona
che arriva in uno Stato ha diritto a essere accettata in quello Stato, a prescindere dal suo essere cittadino e a prescindere quindi dai trattati che possono esserci o non esserci tra il suo Stato e lo Stato ospitante, tra virgolette. Ora, appunto, a più di due secoli di distanza, noi vediamo che non è affatto così. Noi per entrare in un paese abbiamo bisogno o dei documenti richiesti, i visti per esempio, a parte il passaporto, quello è solo un documento di identità, abbiamo bisogno di documenti per entrare in un paese, a meno che non ci sia un accordo, appunto. Schengen è un tipo di accordo che ci consente di entrare negli altri paesi europei senza documenti richiesti, ma per l'appunto sono sempre gli stati che definiscono le regole per l'ingresso oppure definiscono i requisiti, le circostanze che danno dei requisiti che consentono l'ingresso, come nel caso dei rifugiati. Cioè i rifugiati, esiste una regola che è morale ma che è anche di diritto internazionale, per cui chi fugge dalla guerra o dalle carestie è accettato ipso facto, salvo naturalmente poi verificare che sia vero, ma insomma questo è un altro problema. Quindi anzitutto dobbiamo fare una distinzione tra migranti, tra rifugiati o migranti in cerca d'asilo e migranti, come si dice, economici, espressione che io trovo orribile, perché il cosiddetto migrante economico è un migrante che, non, anche se non fugge dalla guerra o dalla carestia, va alla ricerca di una vita migliore, di maggiori opportunità. E questo dovrebbe essere sul piano morale non molto diverso dal fuggire per salvare la propria vita. Questo quindi dicevo, c'è una differenza fra emigrare e essere immigrati. Essere immigrati significa essere accettati. Rispetto a questo problema si è sviluppato soprattutto nella fine del secolo scorso, insomma intorno agli anni 90, appunto l'idea del cosmopolitismo. Cioè l'idea che, l'idea di scindere i diritti dell'uomo da quelli del cittadino, no? La famosa dichiarazione dei diritti a cui facciamo sempre riferimento, ma insomma forse dovremmo guardarci un po' meglio dentro, i diritti dell'uomo e del cittadino. Quindi i diritti umani venivano lì declinati come diritti del cittadino. Il cosmopolitismo vorrebbe invece separare le due cose, cioè attribuire diritti umani a prescindere dalla cittadinanza e quindi pensare a un'idea universalistica dei diritti, che è quella che appunto una cittadinanza globale, se vogliamo dirlo in un altro modo, che è quella che appunto consentirebbe l'accoglienza universale. Ora, tutto questo era molto bello, e ci sono fior di filosofi politici e anche di politologi che si sono dedicati ad approfondire questo tema del cosmopolitismo, questo tema comunque di un'accoglienza universalistica, ma è chiaro che dopo gli anni 2000 c'è stato, come sappiamo, come abbiamo vissuto, come viviamo quotidianamente, una svolta nella questione delle migrazioni. Perché con la fine dell'Unione Sovietica, fine della Guerra Fredda, esplodere della globalizzazione economico-finanziaria che stava lì, che aspettava di esplodere, perché è chiaro che era la Guerra Fredda che bloccava questa cosa, naturalmente nel frattempo gli avanzamenti tecnologici, con l'esplodere appunto di questa fase della globalizzazione si è diffuso un grande disordine mondiale, un disordine mondiale che è in realtà molto più complicato e anche molto più pericoloso di quanto non fosse il rigido ordine della Guerra Fredda. Sono come cadute tutte le barriere, quindi si sono liberate nel mondo enormi energie economiche, sociali, politiche, religiose, perché c'è una grandissima presenza della religione nel nostro mondo di oggi, si sono liberate ma non hanno trovato finora un ordine possibile. E nel frattempo c'è stata anche la crisi, non parlo della crisi, se ne è parlato molto, molto ieri. Ed è appunto dalla esplosione di queste energie che si sono scaricate sui paesi, tra virgolette, ricchi, ingenti masse umane.
Ora, di fronte a questa situazione molto più complicata di quella che era qualche decennio fa, si è creata appunto una reazione di rifiuto degli immigrati, una reazione che, come vediamo, come sappiamo in Italia, ma credo in tutta Europa, fa confusione tra l'altro fra regolari e clandestini. Tutto il problema che è sorto in modo anche ipocrita, ma comunque è un problema reale nell'opinione pubblica, intorno alla questione della legge sulla cittadinanza, cosiddetto ius soli, è basato su questo, sulla confusione tra regolari e clandestini. Lo ius soli non è una sanatoria che si offre ai clandestini, ma è qualcosa che riguarda i regolari, evidentemente. Allora, il punto qual è? Io credo, sempre da progressisti, socialisti e di sinistra, che di fronte a questa reazione, appellarsi semplicemente all'accoglienza, alla cosiddetta accoglienza, e quindi ha una posizione universalistica contro il razzismo e il comunitarismo, rischia di essere una risposta sbagliata e quindi perdente. Non perdente perché perde i voti, ma perdente perché è sbagliata, secondo me. E vorrei dire perché. Allora, se noi ci mettiamo dal punto di vista di una forza politica che si propone di governare la realtà e non solo di giudicarla moralmente o moralisticamente, è nostro dovere, primo, capire le ragioni di questa reazione e, secondo, definire una strategia culturale che consenta di affrontare il problema in un modo che sia moralmente giusto, ma anche politicamente gestibile, politicamente fruibile, politicamente valido. Allora, c'è un punto che va messo alla base della ricerca di una strategia ed è la tensione fra il diritto umano ad emigrare e la democrazia. C'è una tensione, non è detto che questo porti necessariamente a una contraddizione, va risolto il problema, però dobbiamo sapere che c'è una tensione. In che senso? Nel senso che la democrazia, pur con le questioni che sono state sollevate benissimo stamattina, gli spostamenti di sovranità, no? Però resta il problema della democrazia nazionale, anzi uno delle difficoltà per esempio della costruzione dell'Europa è precisamente questa, che trasformare le forme della democrazia da nazionali in sovranazionali è molto difficile. Non è un caso che poi l'Europa viene gestita dai governi, viene gestita dai governi per questo motivo, perché i governi sono ciascuno a suo modo un'espressione democratica, e trovare un'espressione democratica comune per l'Europa non è facile. Parliamo dell'elezione diretta del presidente ma questo chiaramente non è una soluzione. Comunque, chiusa questa parentesi, allora, la democrazia non ha alla sua base semplicemente la territorialità. La democrazia, il demos non è necessariamente l'etnos. Certo, in alcuni casi si è tentato di far coincidere il demos con l'etnos, ma in realtà di solito in questi casi non viene fuori la democrazia, sono venuti fuori totalitarismi. Nella democrazia il demos non è né solo etnico né solo territoriale, però è la constituency della democrazia, cioè è la base di espressione della volontà politica. Questo appunto, se avesse voglia di tornare su Kant, Kant sapeva bene questa cosa, non era di un cosmopolitismo ingenuo. Il demos può essere costituito da varie etnie, come praticamente in tutti i paesi democratici, peraltro. Non è che non c'è un paese democratico che abbia una sola etnia, almeno mi sfugge direi. E quindi può ammettere al suo interno nuovi arrivati. La democrazia non postula necessariamente confini chiusi, postula però il diritto del sovrano democratico, cioè lo Stato costituzionale, che secondo le forme previste dalla Costituzione, come noi diciamo, esprime la sovranità popolare, il diritto quindi del sovrano democratico a stabilire le regole, i requisiti e i ritmi per ammettere nuovi cittadini. Questo significa che lo Stato ha il diritto di stabilire le forme dell'accoglienza, ha il diritto di rifiutare i clandestini, oppure di fare le sanatorie e di accoglierli entro certi limiti. Pensiamo alla questione dei Dreamers in America, quelli sono clandestini, no? L'idea era di regolarizzare in modo mirato alcune fasce di clandestini. A parte il fatto che i clandestini in America fanno una vita normalissima in genere, e solo in casi particolari vengono, almeno questo fino a Trump, diciamo. Lo Stato ha il diritto di sorvegliare i propri confini, naturalmente senza che venga meno il dovere di soccorso, questo va da sé.
ha diritto di richiedere che i nuovi arrivati si integrino, cioè rispettino le leggi del paese, ne imparino le lingue, eccetera. Il caso della Germania è molto istruttivo a questo proposito. Certo non fa una bella figura uno Stato come quello italiano, che fa entrare perfino in questo caso i rifugiati, non i clandestini, e poi li abbandona a se stessi, quelli vanno ad occupare gli stabili, eccetera, eccetera, oppure a fare criminalità. Per carità, ognuno è responsabile delle sue azioni, però ci sono anche, non sono messi nelle condizioni migliori. Tutto questo perché lo Stato ha innanzitutto il dovere di proteggere i propri cittadini. Questa è una cosa che si è cominciata a dire parecchi secoli fa, ma non mi pare che siamo ancora in condizione di superarla. Lo Stato trae la sua legittimità dai propri cittadini e quindi non può considerare equivalenti i diritti umani e i diritti dei cittadini, il che però non vuol dire ignorare i diritti umani o calpestare i diritti umani. Si tratta appunto di trovare degli equilibri che siano confacenti, che siano possibili a uno Stato. Abbiamo visto che la Merkel è riuscita anche se con una flessione, ma comunque peraltro quarto mandato, quindi caso unico insomma in Europa, a vincere le elezioni nonostante abbia fatto quel passo di far entrare, non mi ricordo se era 1.800.000 siriani. Certo, ha scelto i siriani, vabbè. Comunque ha fatto entrare 800.000 persone senza colpo ferire, e devo dire che è stata una grande capacità di leadership, perché poi il problema è molto anche quello. Quindi i diritti umani non possono essere ignorati, devono essere come dire, messi dentro una strategia che è necessaria, oggi è necessario, perché non ci possiamo illudere che l'emigrazione finisca. È chiaro che questa pressione sull'Europa è destinata a durare decenni, forse per sempre, non lo so. Ed è per questo che gestire l'immigrazione è così difficile, perché bisogna tenere insieme i cittadini, i diritti dei cittadini e i diritti umani, che sono i diritti degli immigrati. Bisogna tenere insieme l'impegno morale, politico e comunque la necessità di accogliere con la necessità di proteggere i propri cittadini. E non mi soffermo sulla ulteriore difficoltà derivante dalle differenze religiose, che però nell'opinione pubblica sono abbastanza in primo luogo. Naturalmente dobbiamo anche però sottolineare che autorizzare lo Stato, cioè riconoscere che lo Stato ha questo dovere verso i suoi cittadini, implica anche che si eviti di stigmatizzare gruppi, etnie o culture con giudizi di valore. Cioè dire che, non lo so, i musulmani sono necessariamente maschilisti, o i negri, scusate la parola, sono più portati a stuprare le donne, è chiaro che questo non dobbiamo combattere contro questo tipo di stigmatizzazione, perché oltretutto rende impossibile la trovare delle gestioni. E quindi va fatta una battaglia culturale, perché questo riguarda non solo le istituzioni, ma riguarda anche le reazioni dei cittadini. E quindi va fatta una battaglia culturale per superare le forme ingiustificate e ingiustificabili di xenofobia e di razzismo. E qui vorrei dire una cosa sul problema dell'integrazione. C'è spesso un equivoco. L'integrazione non richiede, a mio parere, che l'immigrato condivida quelli che sentiamo spesso chiamare i nostri valori. Cioè noi non possiamo, perché se ci mettiamo su questa strada siamo sconfitti in partenza, noi non possiamo pretendere che i musulmani diventino come i cristiani, o cristiani intendendo per cristiani, noi di cultura cristiana, di civiltà cristiana, anche se siamo atei. Non possiamo pensare, certo l'Islam avrà una evoluzione così come l'ha avuta il cristianesimo, ma ci impiegherà un po' di tempo come l'ha impiegato il cristianesimo. Non è che noi possiamo pensare a livello personale, il famoso tema, che è anche questo molto trattato dai filosofi politici, dell'autonomia femminile. Noi non possiamo pensare che in altre culture l'autonomia degli individui e tra questi delle donne sia un valore, possiamo pensare che sia un principio politico. L'integrazione deve essere politica, non culturale, perché l'integrazione a cui noi puntiamo deve essere politica e non culturale.
Dico questo perché c'è una grande, come dire, una grande attività da parte di editorialisti, per esempio del Corriere della Sera, per non fare nomi, il mio amico Ernesto Galli della Loggia, che sostiene che gli immigrati devono aderire ai nostri valori, che quindi devono come entrare nella comunità appunto cristiana o post-cristiana. Gli extracomunitari, gli immigrati, devono entrare nella comunità politica, devono come dire, accettare che le donne siano libere, ma non che le donne per forza non si possono mettere il velo in testa, se lo vogliono mettere se lo mettano. Noi dobbiamo, la legge deve controllare che non ci siano delle violenze, delle imposizioni, ma nessuno ha dimostrato che il velo sia un'imposizione, eh? Anzi, le ricerche in Francia hanno dimostrato che spesso le figlie lo hanno messo contro i genitori per recuperare una identità. Va bene, adesso non voglio tenervi troppo a lungo, penso che siate stanchi. Dico appunto, chiaramente non è che dire devono accettare i nostri principi politici sia poi una cosa tanto semplice. L'ordine politico liberal-democratico, democratico-costituzionale, come lo vogliamo chiamare, è il risultato di una storia secolare. È un'eredità che ci viene da generazioni. E quindi è comprensibile che noi siamo attaccati alla nostra eredità, anche perché non dimentichiamo a quali rischi è stata esposta non molto tempo fa, cioè abbiamo la storia di un totalitarismo alle spalle. Però ecco, io credo che quello che dobbiamo dire a noi stessi e agli altri è che l'apertura fa parte di questa eredità. Cioè l'idea, se sicuramente, come è stato detto stamattina, non mai pienamente realizzata, dell'isonomia o l'idea dell'eguaglianza degli esseri umani è costitutiva della nostra eredità liberale. Se noi veniamo meno a questo, chiaramente non possiamo difendere la nostra cultura perdendone i tratti principali. Noi dobbiamo difendere la nostra cultura e comunque vogliamo difendere la nostra cultura, però dobbiamo difenderla, io credo, sviluppando questi tratti principali, sviluppandoli in modo possibile, in modo realizzato. Allora, le reazioni, quali sono state le reazioni all'immigrazione? Allora, vediamo che la reazione politica principale sembra essere quella dell'affermazione di forze populiste e o di destra, nazionaliste, sovraniste, xenofobe e molto spesso razziste. Il panorama è molto differenziato, naturalmente, e oggi forse un pochino meno drammatico dopo le elezioni francesi e tedesche, ma comunque molto preoccupante. Si parla di crisi della democrazia. Perché si parla di crisi della democrazia? Perché si ritiene che, si constata che c'è una quantità di persone che sono quelli, gli svantaggiati, i perdenti, gli impoveriti, quelli che si sentono peggio di come stavano prima, i forgotten dei Trump, che non sono rappresentati o non si sentono rappresentati da nessuna forza politica e quindi costituiscono l'enorme serbatoio del populismo. Populismo di destra e di sinistra, perché dobbiamo anche dire che il populismo per definizione è trasversale, può essere più di destra o di sinistra secondo l'ambiente culturale e politico nel quale si trova ad operare. In Francia sarà più di destra, in Italia un po' più di sinistra, per così dire. E tuttavia i diversi populismi hanno un tratto comune, che è la rivolta contro le élite e la sfiducia nella funzione degli esperti, dai politici ai professori agli scienziati, con questione dei vaccini. Io credo che anche la disinformazia di cui parla Nicodemo è molto legata a questo punto, cioè non c'è più fiducia nel fatto che qualcuno possa avere delle competenze, c'è soltanto questo uno uguale uno, no? Uno uguale uno, o l'idea che anche la cuoca possa governare. Ed è questa la crisi della democrazia, la rivolta contro l'élite, perché la democrazia funziona nel circuito cittadini-élite. Questo è particolarmente evidente in Italia, evidente per le note ragioni su cui sorvolo. Noi viviamo una eterna transizione, una transizione che è percepita come tale, nel senso che, gli italiani si percepiscono il sistema politico come transitorio, come provvisorio, come non stabilizzato. E questo purtroppo è un dato di fatto. E anche i dati
buoni, a volte più che buoni, che vengono quotidianamente comunicati dall'Istat e dalle agenzie internazionali, sembrano non scalfire affatto la percezione negativa e autocommiserativa che gran parte del Paese ha di sé. Ora, io non penso che tutto questo derivi dall'immigrazione, non credo che nessuno possa dirlo. Penso che l'immigrazione sia una specie di valvola di sfogo di insofferenze e di motivi di crisi che sono presenti in tutto il mondo democratico, in tutto il mondo occidentale, e che sono venute fuori appunto con la Brexit o con Trump. Quindi una valvola di sfogo per un malessere che viene da altre cause e da diverse altre cause. Quali argomenti sono stati usati per spiegare il diffuso sentimento anti-immigrati? Il primo è stato quello economico, cioè gli immigrati creano dei problemi economici perché o portano via il lavoro oppure aumentando l'esercito, le file della manodopera, abbassano i salari. Questo argomento è smentito da varie ricerche e anche da alcuni stati statistici sorprendenti. Per esempio nel Regno Unito le regioni in cui è prevalso il leave sono esattamente quelle con meno immigrazione, e lo stesso si può dire per le recenti elezioni tedesche: il partito di destra è prevalso nei Länder dell'ex DDR, dove non c'è quasi immigrazione. Quindi il rapporto è spesso fittizio, è spesso una fake news, appunto, un'idea sbagliata. La stessa cosa probabilmente si può dire anche per l'USA, per gli Stati Uniti. Tuttavia il tema è sempre molto usato nelle campagne elettorali perché c'è una percezione che è diversa dalla realtà, e questa è l'unica cifra che vi avevo promesso o minacciato, secondo i casi. E cioè nel rapporto annuale dell'Istat del 2017 è detto che al 1 gennaio 2017 i cittadini stranieri residenti in Italia sono stimati pari a poco più di 5 milioni. Ora, in tutti i sondaggi gli interrogati rispondono a domanda quanti sono, rispondono con cifre enormemente più alte, perché appunto c'è una realtà percepita e non semplicemente reali. Ma un altro argomento che oggi si usa molto di più è quello della sicurezza e quindi della paura, e questo è un argomento molto importante perché appunto il primo compito dello Stato è proteggere i cittadini, e per questo il problema degli sbarchi, che è un enorme problema umanitario organizzativo, è diventato un problema politico di prima grandezza, mentre non dovrebbe esserlo, perché non è il problema degli sbarchi non è il problema dell'immigrazione. E per questo io devo dire che credo che la svolta recente del nostro governo sia stata benvenuta, perché proprio lavora a rompere queste connessioni. E poi abbiamo, io credo, un'altra spiegazione che forse non è abbastanza diffusa, ma che io qui vi voglio proporre e finisco, sono praticamente alla fine. Cioè, che cosa c'è di comune tra lo slogan di Trump, Make America Great Again, quello della Brexit, Take Back Control, o quello della Le Pen, Entre Chez Nous? Cosa c'è di comune in questi diversi populismi, perché sono molto diversi uno dall'altro? È il tema dell'identità. La nostalgia di un'identità, che spesso è soltanto immaginata, ma questo non ha nessuna importanza, la nostalgia di un'identità che appare messa a rischio dai nuovi arrivati. Ora, l'identità può avere una definizione comunitarista, che spesso appare appunto in quei editoriali del Corriere della Sera a cui facevo riferimento. Cioè la tesi che la vita individuale riceva i suoi significati, i suoi contenuti valoriali e perfino i suoi fini dalla comunità culturale a cui ciascuno appartiene. Questa tesi è facilmente contestabile, soprattutto con l'argomento che non esistono culture omogenee e quindi neppure comunità che possono essere concepite come chiuse. Però l'identità può avere anche una declinazione più soft, che mette in primo piano la storia, la condivisione che nella storia si è formata di percorsi formativi e culturali che sono effettivamente comuni, anche se all'interno di essi ciascun individuo si definisce liberamente. Nel mondo occidentale questa declinazione soft, potremmo forse dire liberale, dell'identità è piuttosto diffusa. Per esempio in Europa è il ricordo delle due terribili guerre e della costruzione della democrazia che è venuta dopo.
può essere anche l'orgoglio per aver costruito la società più giusta che si sia finora vista nella storia, nei paesi scandinavi per esempio. In America può essere il ricordo della potenza democratica che però affondava le sue radici nella libertà personale e nella capacità di crescita economica e sociale di ciascun americano. Tra l'altro il caso americano è particolarmente istruttivo perché gli americani sono stati sempre molto duri con i nuovi arrivati, anche quando erano italiani, irlandesi, eccetera, ma alla fine li hanno accettati quando si sono integrati e sono diventati anch'essi americani. Mentre da qualche tempo l'America non solo vive il declino della sua potenza, ma si trova a che fare con immigrati che non diventano americani. Continuano a parlare spagnolo, continuano a essere in rapporto con le loro reti familiari in patria, vanno su e giù per un confine vicinissimo, eccetera. Sappiamo che lo spagnolo potrebbe diventare la prima lingua negli USA e appunto c'è una reazione identitaria a questo. In sostanza, l'identità del paese, lì come nel Regno Unito, come in Danimarca, rischia di perdersi anche a causa della bassa demografia dei nativi. Qui c'è il problema della demografia, io avrei voluto dire qualcosa ai tini sulla natalità, ma lascio stare. È comprensibile che gli scandinavi abbiano paura di perdere una civiltà raffinatissima che hanno conquistato, un welfare senza pari, una parità tra i sessi senza pari, senza eguali. È comprensibile che gli inglesi abbiano paura di perdere la loro singolarissima costituzione e che gli americani abbiano paura di perdere il carattere democratico della loro potenza, della loro leadership mondiale. Naturalmente, se è così, è chiaro che la causa non è l'immigrazione, ma è piuttosto la globalizzazione, il terremoto degli assetti politici e culturali che questa ha prodotto. Non esiste più il rapporto di dominio dell'Occidente sul resto del mondo. Questo crea uno sbarellamento mentale, perché quel dominio dell'Occidente sul resto del mondo dava benessere e sicurezza, dava anche identità, ruolo e coesione sociale. Il cittadino occidentale smarrito non si riconosce più nel suo paese e pensa che siano gli immigrati a portarglielo via. La mia impressione è che sia questo il problema principale, più di quello economico, perfino più della sicurezza. Quindi si tratta di un passaggio epocale molto difficile che non può essere governato soltanto con principi generici come l'universalismo e il cosmopolitismo. È chiaro che la storia non si può riportare indietro, ma bisogna sviluppare delle strategie di integrazione, non di assimilazione, ma di integrazione, che ci aiutino a risolvere, ad affrontare questi problemi che probabilmente continueranno a esserci. Allora, l'ultima frase, no. Io non so come questo discorso si inserisca nella distinzione destra-sinistra di cui tanto si parla. È chiaro che la destra tende di più a politiche dell'identità di tipo comunitarista, così come spesso, ma non sempre, tende al razzismo e alla xenofobia. È chiaro anche che la sinistra tende a una visione universalistica e alla accoglienza. Io non sono d'accordo con la destra, ma non mi riconosco in questo atteggiamento della sinistra se è privo di qualunque determinazione concreta. E penso che il disagio della globalizzazione, quindi il malessere dell'identità che ne deriva, debba essere preso sul serio e trattato con un certo rispetto. Le grandi divisioni oggi non sono più quelle del Novecento. La divisione fondamentale non è più quella di classe, ma quella tra outsiders e insiders. E questa attraversa le classi di una volta. Questo non vuol dire di per sé che non ci sia più una sinistra, io credo che una sinistra ci sia, ci debba essere, però la sinistra può dire di esserci solo se sa elaborare argomenti e strategie di governo in grado di affrontare questi problemi. Molte grazie a Mancina, veramente una cosa lucida e chiarissima, questa fa da premessa oggi pomeriggio, perché identità e socialismo sentiremo che ci dicono i nostri amici. C'è qualche intervento, 10 minuti ce l'abbiamo, se gliela fate. Prego. Un attimo. Faccio riferimento a Galli della Loggia, l'articolo che ha scritto su Corriere della Sera. È acceso. E c'è un problema, io sottolineo un problema. Non per me. Ci sono alcuni dati, le cifre sono proiezioni. Intorno al 2050 l'Islam sarà la religione più diffusa in Europa. Oh, non è mica una piccola cosa.
Perché nella loro tradizione noi siamo riusciti, noi occidentali, a sfuggire alla logica del potere temporale e potere spirituale fusi e confusi. Vedi Bisanzio. C'è il cristianesimo post-illuministico che accetta tranquillamente la separazione fra potere temporale e potere spirituale. Ma nell'Islam questo tema non esiste proprio. Il potere è potere temporale e spirituale. D'altra parte Maometto è stato un guerriero, ha vinto con la spada in pugno il libro ed è nata una fusione, ripeto, fra... Loro hanno una formula che è classica, che è Din Wa Daula. Din vuol dire religione, Daula dominio. Le due cose sono completamente... Ora, dico, una volta che l'Islam raggiunge la maggioranza in Europa, creeranno anche il loro partito islamico e ci chiederanno anche l'abbattimento di quello che Jefferson chiamava il muro di separazione fra Stato e religione. Da tenere presente che in America ci sono denominazioni che chiedono questo abbattimento, perché anche nel cristianesimo c'è questo problema, non è che è un problema che riguarda solo l'Islam, solo che noi abbiamo avuto l'illuminismo e tutto il travaglio che ci ha portato a fuoriuscire dalla logica dello Stato confessionale, mentre nel caso dell'Islam questo non si è verificato, hanno avuto un'altra storia. Quindi il problema che poneva Galileo è purtroppo un problema reale. Tanto reale che Gheddafi, poco prima di fare la fine che ha fatto, si rivolse ai terroristi musulmani e disse: ma perché va agitato? Noi abbiamo già vinto, è solo una questione di decenni. Dirò di più, Boumdien, 50 anni fa, il leader algerino, si rivolse agli europei e disse: con il ventre delle nostre donne vi sconfiggeremo. Qui c'è un problema enorme, tenendo presente che ora siamo a 7 miliardi e 300 milioni, intorno al 2050 saremo o saranno, a seconda di casi, io non ci sarò, 9 miliardi, ma in questi 9 miliardi quanti centinaia di milioni di musulmani ci sono? Perché fa problema, l'Islam fa problema. Un esempio a conferma di quanto sto dicendo: 1947 l'Inghilterra lascia l'India, nascono due stati, l'Unione Indiana e lo Stato Pakistano. L'Unione Indiana accetta i principi fondamentali della civiltà occidentale, lo Stato non confessionale, anche perché nell'Unione Indiana c'erano e ci sono una mezza dozzina di religioni a dir poco, giainismo, cristianesimo, islamismo, induismo, eccetera, eccetera. Accetta il sistema parlamentare e insomma cerca di occidentalizzarsi, l'Unione Indiana. Il Pakistan, intanto Pakistan che vuol dire? Paese dei puri musulmani. E come si chiama la capitale? Islamabad. E la legge di Stato che cos'è? La Sharia, cioè la legge religiosa. L'Islam fa problema, c'è poco da fare. E non sarà con le nostre buone intenzioni, la nostra generosità, il nostro cosmopolitismo che faremo sparire questo problema. Quando già mi rendo conto che quando noi sì. Noi non possiamo, c'è un limite oltre il quale non possiamo andare, c'è il problema dei numeri, e chiudo. Tutti questi problemi non ci sarebbero se fosse un decimo i migranti esistenti. Si moltiplicheranno in futuro perché crescerà il numero, e il numero qui fa problema. Passi da un problema ad un altro problema incontrollabile, e questa è la cosa che mi preoccupa più di tutto. Concludo ricordando un piccolo aneddoto. Alla mia carriera musulmana disse: Oriana, hai visto, ho letto questo articolo importante, nel 2050 l'Islam sarà la religione più diffusa del mondo. Sapete che avremmo guardato e ha detto: professore, ma questo noi lo sappiamo da sempre. C'è anche invece, io volevo rispondere. No, volevo rispondere a quello che ha detto il signore qui. Personalmente non ritengo l'Islam come una minaccia, come non ritengo tutti i musulmani terroristi. Io più che altro non vedo la religione come un numero su una statistica, ma come una religione che va rispettata. Quindi per quanto possa espandersi e possa creare problemi statistici, la ritengo una religione che va rispettata, questo volevo dire. Ma in che modo ci sottomette esattamente? Come noi meno di un millennio ci siamo suicidati praticamente. Abbiamo perso un culo.
Londra, a Londra c'è un sindaco musulmano di origini pakistane, non mi pare che abbia sospeso le libertà civili. Non ti ho ancora risposto, questa era una battuta, questa era una battuta. Quando mai hanno avuto il potere di poter cambiare le cose? Ma quando l'avranno? Ma dove è quello? No, io volevo solo dire che meno... di 2000 anni fa noi eravamo quelli che andavano a uccidere i musulmani, li torturavano fino alla morte, quindi eravamo noi la minaccia. Era reciproca, diciamo. No, non te ne andare, Pellicani, ti devo rispondere. No, la prima cosa io devo dire che mi è piaciuto pochissimo, anche se non sono d'accordo su certi punti, la relazione razionale di Claudia Mancina. Questa mattina mi piacciono tutte le relazioni, lo sa come. Anzi, anticipo, mi piacerà anche quella di Pellicani. Volevo fare alcune precisazioni. Anzitutto c'è il problema dell'Islam. E c'è il problema dell'Islam perché c'è un cambiamento di segno. Nel 600 e anche prima, quando gli ebrei furono cacciati dalla Spagna dalla bella operazione di Isabella di Castiglia 1492 insieme agli arabi, gli ebrei furono ospitati nell'impero ottomano perché l'Islam era molto più tollerante del cristianesimo all'epoca, perché l'Islam è stata una grande religione, una grande... Le religioni monoteiste sono essenzialmente intolleranti perché, avendo una verità, non possono accettare di mettere sullo stesso piano la non verità. Questo è il grande problema che ha rotto la storia antica, che ha rotto anche con il cristianesimo e con l'ebraismo. Naturalmente la storia del cristianesimo è una storia straordinaria di razionalità anche, eccetera. Ma ancora quando ero giovane io, che sono più vecchio di Pellicani, mi ricordo cosa significava con Pio XII pensare a dei cattolici che non votassero secondo le indicazioni della Chiesa. Santo Dio. Poi Prodi dirà che sono diventati maggiorenni, ma sono passati 20 anni. C'è ancora la Chiesa di Pio XII, una Chiesa intollerante. Punto e basta. Quindi questo ti do perfettamente ragione. C'è voluto tempo. Le nostre nonne in tutto il sud andavano velate, le donne a 40 anni erano vestite di nero e restavano vestite di nero tutta la vita, punto e basta. E poi no. Certo, quando io vado alla British Library, nel cuore della civiltà europea, e mi trovo di fronte a una donna in burca che mi dà i libri, a me questo è anche perché l'Islam sta cambiando, e sta cambiando per la maledetta politica dell'Arabia Saudita, che sta diffondendo una versione intollerante, profondamente intollerante dell'Islam. E i poeti persiani islamici cantavano le donne e il vino, le mille e una notte sono una letteratura libera e bella come il Decamerone, come soltanto che noi abbiamo questo Islam nuovo, cupo e agguerrito. Ecco, cosa faremo? Perché c'è una contraddizione, Mancina, in quello che tu hai detto. Tu hai detto, hai fatto riferimento ai numeri, che sono numeri che o una civiltà è in grado di gestirli o non è una civiltà, punto e basta. Però poi contemporaneamente si dice che il mondo africano, mondo essenzialmente islamico, non tutto naturalmente, crea un rapporto di forze numerico tale che tra 20 anni o 15 anni i rapporti di forze tra l'Europa, i vuoti creati in Europa dalla crisi demografica e l'espansione demografica dell'Africa, che sta dall'altra parte, saranno tali che si creano il principio dei vasi comunicanti. Ma allora non è un problema di integrazione di 2000 persone, è un problema molto diverso, o non è diverso. Nel senso che a un certo punto si stabilisce un limite, perché questo è il punto, perché se stabilisce un limite che sia 3 milioni o 4 milioni o quel che si vuole, allora si pongono grossi problemi di organizzazione e di conflitto tra valori, perché ci sono conflitti tra valori.
la solidarietà e la difesa dell'identità, perché lo sradicamento delle società è un fattore molto pericoloso. Perché poi dopo non ci possiamo meravigliare che ci siano le forme di regressione verso il sangue, la razza, le sostanze e quant'altro. Quindi noi viviamo grandi conflitti anche di valori, ecco, questo voglio dire, non è così semplice. D'altra parte io ho apprezzato questa relazione perché sulla base di questo si discute, sulla base delle anime belle che portano un regresso nella tradizione occidentale, perché noi ce l'ha insegnato Machiavelli, mica ce l'ha insegnato l'altro ieri e ce l'ha ripetuto Weber, che cosa significa l'etica della responsabilità e Santa Madonna. Su questa cosa non si discute più, quindi tutti i nostri amici di sinistra che fanno le anime belle fanno un danno incalcolabile proprio alle nostre società e alla tradizione a cui noi apparteniamo, che è stata sempre fatta di lavoro e di razionalità. Grazie, c'è Luco che abbiamo 5 minuti. Soltanto uno, per dire una cosa scherzosa, drammatizzante, invece una più seria. Quella scherzosa, non è vero che il muro tra religione e Stato sia sempre stato distrutto nel mondo arabo. Il povero Saddam Hussein e il povero Assad avevano costruito degli stati laici, mica religiosi. Quella più seria, non si deve essere troppo pessimisti, perché, lo dicevi bene, un tempo l'Islam non era affatto intollerante. L'impero ottomano ha occupato paesi cristiani, pensiamo alla Serbia o alla Bulgaria, che sono rimasti tranquillamente cristiani. Il re del Marocco ci tiene a osservare che suo nonno impedì la persecuzione degli ebrei in Marocco, che era stata decisa dal governo francese di Vichy, perché era territorio d'alto mare il Marocco, e il generale Pétain impose la persecuzione degli ebrei e il re del Marocco disse mai. Finché sono io qua, questa infamia non si farà. Quindi non si deve essere troppo pessimisti. Grazie Ugo. Allora, ci sia materiale alla Costituente. Sì, cercherò di essere rapida, anche perché tanto non c'è. Dunque, intanto sono assolutamente d'accordo che ci sono conflitti culturali, certo che ci sono conflitti culturali. Quello io non è che nego i conflitti culturali, dico che i conflitti culturali non sono risolvibili in chiave politica e soprattutto attraverso leggi, divieti, cioè i conflitti culturali vanno affrontati col dibattito culturale e dovremmo farlo di più, secondo me, di quanto lo... loro devono... Che non puoi avere un partito fascista che vuole aggredire lo Stato, così non puoi avere un sistema culturale e ideologico che abbia questo progetto venendo... che abbia questo progetto neanche religione. Ed è vero quello che avevi detto tu anche Intini, che l'Islam non è sempre stato così, quindi siccome non è sempre stato così potrebbe anche cambiare. Ma la cosa fondamentale che io voglio dire per rispondere a Pellicani, anzi sono due cose. La prima è, nel 2050 l'Islam sarà la prima religione del mondo, in Europa. E allora ti ributto la domanda, che facciamo? Impediamo agli islamici... No, voglio dire, impediamo agli islamici di entrare, ai musulmani di entrare. Ma certo che c'è un problema, ma ne sono consapevole. Ma io oltretutto, scusa, sono anche una donna, non penserai che mi siano simpatici i musulmani. È evidente. Allora, è chiaro che il problema c'è. Io non credo che la soluzione possa essere di dire facciamo entrare i cristiani e non facciamo entrare i musulmani, per esempio, come vuole fare Trump. Non credo che sia una soluzione, oltretutto noi non possiamo, perché abbiamo i confini completamente, come dire, aperti, quindi non possiamo farlo. Non potremmo neanche se volessimo. Cioè, no. Io però penso che questi discorsi qui, Luciano, mi fanno pensare che ci sia poca fiducia nella forza della civiltà occidentale. Io sarò ottimista, ieri tutti pessimisti, oggi tutti ottimisti, ma io ho una qualche fiducia nella forza della civiltà occidentale, e ce l'ho in quanto donna,
perché penso che la gente che viene da lì qua da noi non ci viene soltanto perché avrà un lavoro migliore, uno stipendio migliore, viene perché ha più libertà, perché va alla ricerca della libertà, e questo vale soprattutto per le donne. Allora io credo che noi dobbiamo puntare su questo, naturalmente con tutti i controlli, con tutti. Io poi penso che si debbano fare anche i flussi al confine, cioè che si debba stabilire quanti facciamo entrare in un anno, eccetera, però questo richiede che tu fai i flussi regolari, cioè appunto sempre la distinzione tra clandestini e regolari. Noi non abbiamo più i flussi degli immigrati regolari, perché è tale il disastro degli sbarchi dei clandestini, ma se noi riusciamo a bloccare il più possibile l'ingresso dei clandestini, possiamo poi invece tornare a regolarizzare, a pianificare i flussi regolari. E allora però non è che tu puoi fare una scelta tra musulmani e non musulmani, quello che devi fare è certamente contenere i numeri, perché quello è un problema non di religione, ma di come si regge la struttura istituzionale del paese, il welfare, eccetera eccetera. Ma poi io credo che ci sia una forza della nostra civiltà, in cui dobbiamo credere però per primi noi, perché se noi non ci crediamo, allora viene fuori il romanzo di Houellebecq, non so se l'avrete letto probabilmente, Sottomissione, che è estremamente, secondo me, brutto come romanzo, però estremamente interessante come fatto culturale, dove guarda caso lui però a contrario è proprio sulle donne, è proprio nelle donne che identifica il punto dirimente. Lui a contrario, nel senso che lo vede in negativo, io invece lo vedo in negativo. Io penso che le donne preferiscono essere libere che sottoposte, e credo che questo ci aiuterà alla fine nel confronto con l'Islam. Solo che sport.